Bernocchi, se ne sono accorti tutti che non va bene questa riforma, la piazza è piena. Beh, Renzi no, però Renzi impone con la forza una legge distruttiva rifiutata da tutto il mondo della scuola, e mi pare che questo è avvenuto unanimemente, una legge che dentro la scuola creerebbe il caos, distruggerebbe ogni collegialità nel lavoro scolastico, metterebbe insegnanti contro insegnanti, insegnanti contro presidi padroni in un conflitto permanente. I media nazionali dicono che quando i sindacati si muovono così bene è perché dietro ci sono interessi corporativi, una polemica quasi personale la sua anche dal palco. I media nazionali chiaramente sono fatti da persone che per vivere devono vendere la schiena a qualcuno, e la vendono e quindi dicono delle fesserie. Noi siamo in piazza per difendere la scuola della Repubblica Italiana contro una concezione autoritaria, questo è il motivo per cui siamo in piazza. Siamo venuti da Bologna, siamo stati ieri con 40 gradi a fare gli striscioni, siamo venuti a dire di no al modello di scuola che ci viene imposto dall'Europa, dalla Troica e dai suoi complici qui del governo italiano. Siamo venuti a reclamare le assunzioni, 250.000 posti in organico che mancano alla scuola, le assunzioni del personale ATA, perché deve finire questo sfruttamento. Vogliamo la restituzione dei soldi che ci sono stati tolti col blocco del contratto. Adesso basta, da settembre sarà lotta in tutte le scuole. Ti dicono che sei una supplentina. Sì, sono una supplentina, tra poco anche disoccupata, nonostante tutto che per anni sono servita allo Stato, per ben 8 anni. Tra l'altro, speculando sui miei soldi e sogni, tramite corsi e corsetti, con la speranza di poter entrare e realizzare il mio sogno. Oggi Renzi mi dice, anzi la Giannini, mi dice non si può far più. Cosa dobbiamo fare? Sono veramente delusa da questo DDL. Alla fine ogni riforma nasconde solamente tagli, tagli e tagli, e lascia disoccupata gente onesta come me, e al posto dei supplenti, la supplentite, metteranno dei tirocinanti a lavorare gratis, e questo le TV di regime non lo dicono. Cioè, questa è una scuola basata sulle amicizie, sulle clientele, sulle assunzioni basate su principi privatistici. Questo danneggia in primo luogo chi la scuola la vive, cioè gli studenti, le famiglie, la qualità della didattica. La buona scuola segue di pari passo quello che è il Job Act. Renzi è solo un burattino. È un burattino della Troica, della Merkel e delle banche. Tant'è vero che la buona scuola è figlia della Confindustria. Sappiamo tutti che cos'è la Confindustria. Renzi è come Berlusconi, la Gelmini è come la Giannini, non c'è alcuna differenza tra destra e sinistra in Italia. Hanno la maggioranza qui dentro, ma hanno pochissimi consensi nel paese. Il movimento della scuola è stato un movimento poderoso, trasversale. Chi esce dal PD, dalla maggioranza, per non votare la riforma della scuola dovrebbe almeno ricevere un saluto affettuoso da questa piazza. Se non succede, perché forse gli errori commessi in passato da questo impianto e le larghe intese sono talmente numerosi che la gente è esasperata. Significa che non puoi entrare? Non posso entrare perché sono di seconda laurea, immatricolata nel 2008 e quindi al secondo anno, e le mie colleghe del 2007 sono riuscite ad entrare, e poi dopo il 2007 hanno chiuso le graduatorie, le GAE, e quindi io, abilitata con una specializzazione in sostegno e una prima laurea in lingue, non potrò entrare nelle graduatorie e quindi non potrò essere assunta in ruolo. Il mestiere più bello del mondo è diventato impossibile in Italia? È diventato faticoso, molto faticoso. Noi continuiamo a lottare, è importante anche e soprattutto per i nostri alunni e per i nostri figli.